titolo è di geologia e di paleontologia, che ci aiuterà un po' a scoprire quando è nata la nostra Terra e come si sono evolute le forme di vita. Il nostro viaggio inizia 4.600 milioni di anni fa, quando appunto la Terra è in formazione. Però dobbiamo aspettare altri circa 2-3 miliardi di anni per vedere le prime forme di vita. Per vedere un po' un parolone, perché avremmo dovuto avere un microscopio, perché le prime forme di vita, esattamente le stromatoliti, si formano nei fondali marini. In questi fondali marini avremmo visto delle specie di pietre, che in realtà erano pullulanti di vita, pullulanti di colonie di batteri, che pian piano formavano appunto questi massi sottomarini. Arriviamo però qui al Cambriano, all'inizio dell'era paleozoica, dove c'è stata quella che viene chiamata l'esplosione della vita. Sempre all'interno dei fondali marini primitivi avremmo visto l'esplodere della vita, avremmo visto forme di vita come i famosi trilobiti, dei quali abbiamo qui un bellissimo esempio. Questi erano dei crostacei, cioè parenti alla lontana dei gamberi e dei granchi. Tra l'altro questi animali, i trilobiti, li abbiamo anche in Sardegna, nelle rocce di Iglesiente. Infatti le rocce di Iglesiente sono fra le più antiche d'Italia e i trilobiti proprio lo testimoniano. Avremo visto anche altre forme di vita primordiali, però tutte queste forme di vita pian piano nel corso dell'evoluzione geologica daranno origine agli animali che vediamo ancora oggi. Sono molte forme di vita che sfideranno le grandi estinzioni di massa, le grandi glaciazioni, però di questo ne parleremo più avanti.